Peggio di Pont Vassar d'Avranches, imballatissimo, mai visto così. E anche quello dello Chabot. Giornata per ora spaziale, anche se fa freddissimo e forse ci sarà vento. Ma del resto pare ci sono condizioni veramente ottimali. Infatti anch'io volevo fare sta visitina anche oggi. Comincio a vedere dei maledetti, parecchi già, che la fanno in giornata, ma li sono passo tutti in volta. Sono messo molto bene atleticamente. Quindi questi li passo tutti per ridere. E via! C'è quella francesina là che è volata, strillava come una cagnetta, spaventatissima perché era ghiacciato, rischiava di volare giù. Allora sono corso su e l'ho tirata su. E sto volando, ragazzi, volando. Sto praticamente correndo quasi in salita. Un simpaticissimo rifugio Vito, che là tantissima gente che sale. Io bypasso il rifugio e taglio dritto così, quindi taglio tutto, c'è tanta neve, buone condizioni, fa freddo, per cui si va su in botta. Dai, ci ho messo poco a arrivare qua e adesso vedo di beccarli tutti, eh. Questo è un training per me. Maledetti, tutti in colonna e non ci ho sorpassati una dozzina. Qui inizia l'attacco del ghiacciaio estivo, eh. Ma condizioni molto molto buone, un po' icy ogni tanto, ma di neve ce n'è. Ragazzi, vacca, un formicaio ragazzi, quanta gente c'è! Zio Fa! Maledettissimi! Dai! Quattro ore e mezza da Pont, una bestiaccia. Guarda che bello. Un po' di bufera, un po' di freddo, ma sono al deposito skis. Stavo perdendo le dita. Solo l'esperienza mi ha salvato. Guardate che folla. So cosa fare in quei casi. Adesso ho addirittura le mani bollenti. Cazzo. Sono vivo, veramente ho rischiato di perdere le dita, poi mi è arrivata la bollita, stavo impazzendo dal mare, ma adesso è fatta, metto di sci e vado giù. Dai, ho già fatto le pratiche, mi sono tutto dentro, lascio la bolgia alle spalle, li ho passati tutti, ho volato a salire, 4 ore e mezza da Pont. Guardate cosa c'è qua, si fa. Però io sono salito, sono arrivato in vetta, ero solo. Li ho passati tutti, tutti. Ecco le vallate che devo fare, ragazzi, un piccolo problema alle mani. Sono viola come il piumino. Non so se riuscirò a farle vedere. Sono violissima. Sto rischiando di perdere le mani. Ma ce la faccio, ce la farò. Quelli che salgono a quest'ora a piedi così con 2000 kg di roba dietro saranno polacchi sicuro, con la gente lì che fa queste cose polaccacci. Ah, scannapanino, ma che mani viola, mamma mia, era tempo che non vedevo così tanta neve qua. È mezzogiorno, sono già qua, 12:01, sono giù in mattinata. Bene, panino giù, un po' di panettone, residuo di Natale, lo mangio dopo Pasqua. Mamma mia, adesso qua fa caldo, pazzesco. Ho rischiato di perdere le dita, adesso qua il sole picchia. Salutiamo il simpaticissimo Vito, ecco il ciarfo nella moschera, direi che neve ne abbiamo qua. Palline sommerse, gente che sale che la fa in 2 giorni per non tirare qua. Io ho quasi finito, mezz'ora neanche sarò giù. Ancora molta neve nelle parti bassi, scettabili, ben coperte. Là c'è la Fura, là dietro le tre, e qua dietro ci lasciamo la Moncher, il Chaffron e
e qua le vie di discesa con gli skis. Qualcuno se la viaggia a piedi, sono un po' di merenderos che vanno a rifugio a far merenda. Non ho le scarpette, basta. Vabbè, andiamo. Sì, di Fayas, dal Canalun. Ci arrivi a Pomba Savage. C'è ancora un botto di neve qua. Anche qua già dal parcheggio. Tutto bello coperto. E voilà, il parcheggio pienissimo. Tanta, tanta gente. Secondo me eravamo in 200 oggi, tra lo Chabot e il Vito. Eravamo un botto di gente, qualcuno che l'ha fatta in giornata come me, io magari in mattinata, ecco. E insomma, eravamo in tanti. Bene, bello. Sono abituato a stare sempre solo, soprattutto anche sul Grampa. Invece stavolta c'era molta compagnia. Bene, mi è servita per allenarmi bene, per ringhiare un po' dietro ai polpaccetti della gente e a sorpassarli. Bene, bene, una bella fucilata ho fatto. L'intento era allenarmi, è stato un bel allenamento. Soddisfatto visto che sono a inizio stagione degli allenamenti e parto già molto molto bene. Oh, saluti, ciao ciao!